Sì, primo giorno della Salinella, in contemporanea ancora più difficile, oggi in contemporanea con Talsano, cioè due mercati aperti allo stesso tempo, quindi un impiego di mezzi e di uomini considerevole. Però volevamo dare sollievo ad una categoria ferma ormai da tempo, volevamo mettere le condizioni necessarie affinché i mercati potessero riaprire. Questo significa che c'è stato un lavoro di confronto. L'amministrazione Melucci ha incontrato i rappresentanti di categoria, abbiamo ascoltato anche le dinamiche di come il mercato voleva, come gli ambulanti volevano si svolgesse il mercato. Abbiamo fatto pressioni insieme agli altri assessori dei comuni capoluogo affinché venissero allentate le regole all'interno dei mercati, perché purtroppo erano gli unici su cui si era assolutamente strutturata un sistema di regole davvero, davvero restrittivo. Oggi non è così, c'è una nuova ordinanza regionale, ci sono nuove linee guida, stiamo cercando oggi in via sperimentale, ma anche nei prossimi giorni negli altri mercati, di creare le condizioni perché da una parte gli operatori possono vendere, i cittadini possono di nuovo diventare frequentatori dei mercati, ma mantenendo il distanziamento sociale, perché quello di cui abbiamo bisogno è l'equilibrio. L'equilibrio tra un virus che è ancora tra di noi e una ripresa, il tentativo di ripresa di una vita normale. Noi comprendiamo le esigenze dei cittadini, c'è una voglia di star fuori. A quella voglia di star fuori deve corrispondere però un nuovo modo di star fuori. Dobbiamo trovare un punto di equilibrio. Vale per i mercati come vale per ogni altra situazione. Fin quando riusciremo a mantenere quel punto di equilibrio, riusciremo a strutturare una vita per lo più normale. Sarà definitivamente normale quando ci sarà il vaccino, quando il virus avrà smesso di contagiare, anche se in questa città e anche in tutta la Puglia i contagi ormai hanno raggiunto un livello basso. Dobbiamo continuare a muovere in questa direzione. La risposta può essere considerata positiva, almeno da parte dei titolari c'è molta collaborazione a mantenersi nei posti loro assegnati. C'è ancora un po' di resistenza da parte invece degli avventori, dei fruitori del mercato, che ancora non riescono a comprendere che devono mantenere la distanza.